vediamo tutta questa tecnologia, tutte queste applicazioni di tecnologia, dalle navi all'agricoltura, anche alla pubblica amministrazione e ai servizi al cittadino, c'è stata dietro una gara, probabilmente c'è stato un acquisto, c'è stata una capacità di portare alla pubblica amministrazione della tecnologia, che tante volte non è solo tecnologia ma è software, perché come abbiamo visto prima i modelli cambiano. Il panel che abbiamo ora va a fuoco su questo tema, e invito quindi sul palco Filippo Ligresti, che è Vice President. Ciao, eccoci. Vice President e Direttore Generale di Dell EMC, e Renato Di Donna, responsabile per la pubblica amministrazione di Consip. Benvenuti. Ci mancano due microfoni, sono là. Ok. Uno e due. Tre addirittura. Adesso speriamo che qualcuno... Funziona. Benissimo. Allora, diciamo che sul divano abbiamo un grande compratore e un grande venditore. Sì. La domanda è, non voglio sembrare una terapia di coppia, ma come va? come sta andando? Cioè, abbiamo sentito e abbiamo enormi aneddoti su quanto sia difficile per la pubblica amministrazione acquistare tecnologia. Probabilmente non riguarda solo la tecnologia, ma la tecnologia è un prodotto che dalla sanità alle connessioni molto velocemente viene modificato e si aggiorna, e tante volte il paradosso che sentiamo spesso citare è che mentre stiamo facendo la gara la tecnologia è già diventata obsoleta, le gare possono durare anche anni. Come, partiamo dal privato, non me ne voglia Consip, come sta funzionando, come si sta muovendo l'Italia secondo Dell? Allora, intanto grazie, buonasera a tutti, grazie dell'invito che ho raccolto molto volentieri. Mentre venivo mi sono un po' domandato di cosa avrei dovuto parlare, anche come io vivo questo momento e anche questo tema specifico chiaramente che mi vede coinvolto. E ho pensato che effettivamente lo vivo sotto tre punti di vista, con, se vogliamo, tre angolazioni. Quella di un padre, di una ragazzina di 14 anni, che vorrebbe riuscire a contribuire a costruire un paese in cui i propri figli potessero domani continuare a lavorare, vivere e prosperare. Quello di cittadino che usufruisce di servizi e che quindi magari si fa un'ora, un quarto per fare 10 chilometri per arrivare in ufficio, piuttosto che se deve pagare una multa rischia di perdersi, malgrado speed al momento, tra i vari, diciamo, portali differenti da comune a comune, e quello di manager di un'azienda come Dell Technologies, che è il più grosso produttore al mondo di infrastruttura tecnologica, una società che oggi è quella che investe 4 miliardi e mezzo in innovazione, ricerca e sviluppo, e che fa creare tecnologie che abitano il progresso umano. Il proprio purpose è un po' il nostro mantra, lo diceva prima il collega che opera in Bluit, che le tecnologie sono qualcosa di meraviglioso e che usate adeguatamente accorciano la strada per arrivare a risultati incredibili. E per noi chiaramente questo progresso umano passa attraverso la pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione per noi come azienda rappresenta circa il 25% del fatturato a livello mondiale, noi facciamo più di 80 miliardi di fatturato, quindi una cifra considerevole, e molte delle innovazioni su cui lavoriamo sono ispirate dalla pubblica amministrazione, dagli input che ci danno. Quindi sicuramente questo è un tema per noi importante. Anche in Italia, ovviamente, la pubblica amministrazione per noi è importante. Guardando come padre, io credo che non sia pensabile, non sia ipotizzabile pensare di costruire un paese migliore, il paese che abiti, diciamo, il progresso anche per i nostri figli, senza una pubblica amministrazione diversa, senza una pubblica amministrazione che effettivamente sia in grado di proporre al cittadino dei servizi differenti e anche aiutare lo sviluppo del paese. Secondo me, quindi, senza una pubblica amministrazione che diventa veramente più digitalizzata, si parla di PA digitale
per noi, per me, è una PA che abiliti più efficienza attraverso la digitalizzazione, più sviluppo economico, più servizi di migliore qualità e comunque sia, diciamo così, in generale una velocità diversa. E qua c'è secondo me uno dei problemi principali, che dall'intenzione all'azione, se vogliamo all'execution, c'è un gap enorme. Oggi, se andiamo a vedere i tempi di approvvigionamento di queste tecnologie, sono, credo, o di tecnologie in generale, ma probabilmente anche di quasi tutti i beni, sono dei mal di testa, uno dei problemi principali di tutte le pubbliche amministrazioni. Noi proprio l'anno scorso siamo stati chiamati da, diciamo, vari leader della pubblica amministrazione e anche dell'AGID a fare un incontro una sera con il nostro capo europeo per cercare di capire se vi erano soluzioni, magari anche all'estero, modelli di procurement che in qualche maniera rendessero più efficiente tutto il ciclo, perché come diceva esiste il problema. Noi oggi siamo abbiamo ricevuto un mese fa l'ordinativo per una gara che era stata sottoposta da noi nel 2016, sono passati più di 2 anni e finalmente siamo riusciti ad avere l'ordine. Peraltro nel frattempo è avvenuto l'ennesimo controricorso di un'altra terza parte coinvolta, adesso vedremo se e quanto questo avrà un impatto su questo ordinativo che abbiamo ricevuto. Quindi questo è sicuramente un grande problema. Qua il ruolo di Consip credo che sia assolutamente importante, poi magari torniamo su questo. Sì, esatto. Che cosa succede quando l'ordine, la gara iniziata nel 2016 porta all'ordine nel 2018? Abbiamo N problemi. Molto spesso l'oggetto dell'ordine non esiste neppure più. Quindi bisogna cominciare a definire con che cosa lo possiamo sostituire, andare a verificare dal punto di vista legale la congruità di quello che possiamo fornire, eventualmente poterci sottoporre o rischiare di sottoporsi a ulteriori ricorsi o controricorsi. D'altra parte invece, qualora invece l'oggetto sia ancora disponibile, c'è il grosso rischio di fornire qualcosa che sia ormai in fase avanzata di diciamo maturità, per non dire obsolescenza, ma al tempo stesso non può essere cambiato, perché se io decidessi di fornire a prezzi analoghi qualcosa di diciamo così di differente, migliore, potrebbe magari come dire alzare sospetti, quindi alla fine non si fa, bisogna fornire quell'oggetto lì. Molto complicato quindi per tutti, per noi anche definire a che prezzo fondamentalmente diciamo rispondere a quella gara, perché in effetti le componenti coinvolte a 2 anni di distanza possono avere costi completamente differenti, quindi questo avviene per noi, avviene anche per gli altri, molto spesso una scommessa. In alcuni casi si vince, in alcuni casi si perde, però penso che alla fine ci perdiamo, dal punto di vista dell'efficacia ci perdiamo sicuramente tutti, e sicuramente in prima a perderci è la pubblica amministrazione e quindi di fatto tutti noi cittadini che contribuiamo con le nostre tasse. Ecco, Consip è nata, se non sbaglio, negli anni 2000, inizialmente come società che acquistava prodotti e tecnologia direttamente per il Ministero delle Finanze, poi si è allargata come competenza, soprattutto negli ultimi anni, e quindi si è allargata. Oggi, se non sbaglio, acquista per più di 10 miliardi di euro all'anno, acquista quindi per le amministrazioni dello Stato, quelle centrali e non, quelle che decidono di andare a chiedere alla Consip di acquistare un server, un computer, eccetera. Il problema principale che poneva l'Igressi è quello dei tempi. Poi anche nel panel precedente il CEO di Eurotech, Siagri, poneva altri temi, sia su prezzi, sia su provenienza del prodotto. Partiamo però dai tempi, che mi pare il nodo principale. Che cosa fate voi e come si fa a comprimere? Perché siamo così lenti? Okay. Dunque, partiamo un po' dall'inizio. Allora, come lei già ha accennato, Consip è nata nel 2000 per affrontare una pluralità di beni e servizi. Beni e servizi, alcuni erano tecnologici, altri no. È chiaro che c'è stata un'evoluzione della Consip che da una
diciamo, un insieme di beni e servizi di REA scaffale, che è quello che viene chiamato programma di razionalizzazione degli acquisti, si è evoluto verso anche gare con una forte progettualità a monte, che rappresenta delle soluzioni guarda caso nel mondo ICT. Ora, in questo percorso è chiaro che contemporaneamente c'è stato un aggravamento delle complessità sui tempi, perché è chiaro che già anni fa esisteva questo problema. Purtroppo oggi questo problema si è amplificato sia per la complessità di ciò che è stato chiamato mondo delle regole, sia perché bisogna sottolineare che la litigiosità e il numero dei ricorsi è diventato un fattore che io ritengo pressoché patologico. L'ICT non è immune da questo fenomeno, anche se non è il settore più coinvolto in questo fenomeno. Ora è chiaro che davanti a queste complessità bisogna distinguere innanzitutto l'allungamento dei tempi nella fase di aggiudicazione di una gara, come affrontare questo aspetto per quanto riguarda l'evoluzione tecnologica, e poi come gestire questa cosa nella seconda parte della vita, cioè nella vigenza della convenzione o del contratto, no? Sono due aspetti diversi. È chiaro che nella fase diciamo aggiudicazione, Consip sta tentando di innanzitutto ottimizzare, migliorare profondamente i processi interni per gli aspetti di gestione amministrativa della gara. Quando dico gestione amministrativa intendo ciò che tecnicamente viene detta analisi dei requisiti della busta A, nonché poi i controlli successivi. Purtroppo non è banale accelerare su questi temi, perché ovviamente ci sarebbe bisogno, in un mondo perfetto, di un collegamento in tempo reale di tutti i dati inerenti la fiscalità, inerenti la previdenza, inerenti, diciamo, i casellari giudiziari. I prerequisiti. No? Ok, stiamo tentando, abbiamo avviato un progetto anche con la collaborazione partiamo dall'Agenzia delle Entrate per iniziare ad automatizzare il più possibile e accelerare questi controlli. È chiaro però c'è lo scoglio sicuramente dei ricorsi. Noi spesso abbiamo poi un blocco successivo all'aggiudicazione. E sicuramente la giustizia amministrativa, dal mio punto di vista, dovrebbe fare qualcosa di più per quanto riguarda la velocità, no? Perché non dimentichiamo che c'è il primo grado, il Tribunale Amministrativo Regionale, ma c'è anche il Consiglio di Stato. Spessissimo arriviamo anche al Consiglio di Stato. Ora è chiaro che questo è un tema che Consip vorrebbe anche metterlo sull'agenda dei nuovi leader politici, perché è un tema molto importante. In più poi perché la litigiosità è aumentata. Questo è un aspetto che in parte si può affrontare con delle clausole che noi già inseriamo nei capitolati, ovvero sia l'aggiornamento tecnologico, che è di fatto già previsto, e quando, come nel caso citato poco fa, quando la gara è aggiudicata tanto tempo dopo, effettivamente è possibile sostituire diciamo, i componenti, i prodotti, i servizi. Però sicuramente non sarebbe quello il criterio giusto. Ovviamente, ripeto, da un lato Consip sta migliorando con dei procedimenti interni, d'altra parte però il fenomeno del contenzioso è estremamente difficile da affrontare. Sulla seconda parte invece, quando la gara è aggiudicata, vive a Dio, stiamo sperimentando e con successo
un meccanismo nuovo, ovvero sia su gare molto complesse, ad esempio il sistema pubblico di connettività, che è una gara divisa in 4 lotti molto complessi, esiste un istituto all'interno della gara che è un comitato tecnico presieduto dal CONSIP, da AGID e dal fornitore, che con periodicità si incontrano ed inseriscono nuovi prodotti, nuovi servizi e nuove tariffe anche post aggiudicazione. Questa cosa nelle gare complesse che hanno una vigenza lunga, nel caso dell'SPC stiamo parlando di 4 anni, è indispensabile. Certo, perché aggiorna al mercato. Aggiorna costantemente sia i prodotti, sia i servizi, sia i livelli, le SLA e anche le tariffe in diminuzione ovviamente a parità di servizi oppure nuovi servizi innovativi o nuovi prodotti innovativi, in modo da rendere sempre up to date l'offerta. Questo è un qualcosa che è stato già inserito nelle gare attualmente esistenti e sicuramente continueremo a farlo su ovviamente l'aspetto soluzioni. È chiaro che questa cosa non si addice quando parliamo invece di prodotti a scaffale, ovvero sia personal computer piuttosto che licenze software, piuttosto che prodotti direi quasi di commodity, no? Anche nel mondo ovviamente ICT. Certo, il nodo poi capite che la questione del contenzioso si risolve con un intervento legislativo, se capisco bene, cioè bisogna, dice lei, proprio cambiare. Disincentivare questa litigiosità patologica in qualche maniera, perché se è questo fenomeno perverso per cui, che so, il fornitore che sta correntemente magari esercendo un servizio su qualsiasi istituto non ha nessun interesse a subire i risultati della nuova gara, quindi e comunque c'è la perversa situazione per cui se uno fa il ricorso e quindi contemporaneamente l'inizio del nuovo servizio viene spostato in avanti, chi in quel momento sta fornendo il servizio, voglio dire, dovrà continuare a fornirlo e quindi ottiene in automatico una sorta di rinnovo alle condizioni esistenti, quindi c'è questa situazione perversa che alla fine, visto i ricorsi contro i ricorsi, fa prolungare magari i contratti esistenti per semestri, sì. Magari un paio d'anni anche. L'altro punto, perché appunto abbiamo detto venditore, compratore, e dall'altra parte ci sono gli acquirenti, quindi tutte le pubbliche amministrazioni che hanno bisogno di questa tecnologia e di questo software per lavorare. Come si risolve il problema della loro domanda? Quanto avete, lo chiedo sia al privato sia al pubblico, quanto siete in grado di prevedere le esigenze di un paese? Perché poi, se capisco, questo è un altro nodo che ha anche a che fare con i tempi. La parola chiave di State of the Net è consequences, e mi insegnate che se dobbiamo giocare con uno schema così lungo vuol dire che devo iniziare a ordinare ora quello che mi servirà nel 2020. Esatto. Allora, io penso che adesso obiettivamente su questi temi, come diceva il collega, si siano fatti degli importanti passi in avanti negli ultimi tempi per quanto riguarda gli approvvigionamenti tecnologici su gare non esageratamente complesse. Ad esempio, le ultime gare, convenzioni attribuite danno la possibilità alle amministrazioni di usufruire di un po' più di flessibilità. Quindi, ad esempio, non so, noi siamo titolari di una da un paio di edizioni della convenzione server, e nell'ultima edizione è stato inserito un 20% da poter aggiungere su questa convenzione, oltre ai prodotti che sono stati aggiudicati in gara, di prodotti accessori che consentono all'amministrazione di circondare di progettualità l'acquisto del prodotto stesso. In più le categorie si sono allargate a altre, tipo a software e altre importanti categorie che consentono poi a un'azienda di, andando a prendere i building blocks, i vari componenti all'interno di quanto in convenzione Consip, di costruire progettualità. E questo penso sia una grandissima
cambiamento, un cambiamento epocale, perché noi stiamo vedendo anche in questi ultimi mesi importanti amministrazioni che una volta avrebbero fatto gare, che avrebbero presumibilmente preso un paio d'anni, 2 o 3 anni per poter poi entrare in erogazione, che invece ricorrono con successo e soddisfazione a quanto disponibile in Consip e riescono a fare in settimane, mesi, pochi mesi, quello che una volta appunto avrebbe richiesto anni. Quindi qua sicuramente stiamo facendo progressi. Ora è difficile però prevedere le esigenze che ci saranno anche in termini dimensionali con così tanto anticipo. Non so, la gara server in questione è partita 2 anni fa, è entrata in vigore all'inizio di quest'anno e fondamentalmente nel frattempo si sono accumulate esigenze tali per cui, che fortunatamente per noi sicuramente, voglio dire, è praticamente andata esaurita in pochi mesi. Quindi ora c'è l'esigenza di farne un'altra, peraltro è uscita proprio lunedì una nuova edizione di questa gara in questione. Quindi sicuramente i tempi con cui si riesce a chiudere il processo di gara è una variabile importante, però qua entriamo nella questione dei ricorsi, contro ricorsi eccetera. L'altra cosa che secondo me io volevo mettere in evidenza è un elemento che è emerso anche in un altro, mi sembra nella tavola rotonda a cui partecipavano, in cui si parlava di innovazione, il rapporto tra pubblico e privato, e anche qui credo che sia molto molto importante riuscire a mantenere un tavolo di condivisione fra chi è come noi fa tecnologia. Ovviamente noi, ripeto, investiamo 4 miliardi e mezzo all'anno in ricerca e sviluppo, 4 miliardi e mezzo all'anno producono dei risultati. Penso sia importante per Consip e per anche tanti altri istituti capire dove noi mettiamo questi soldi, perché evidentemente hanno conseguenze poi in quello che succederà dopo 1 o 2 anni. Ecco, su questo tema io penso che tra pubblico e privato si possa e si debba fare molto di più. Bisogna un po' uscire dalla logica del sospetto. Se io condivido delle informazioni con qualcuno è perché sto cercando in qualche modo di introdurre dei bias in quello che verrà poi inserito all'interno della gara o altro. Bisogna entrare in una logica in cui si coopera per avere informazioni migliori e poi alla fine prendere decisioni più giuste, perché oggi le decisioni che vengono secondo me prese in questi ambiti a livello paese possono avere conseguenze di lungo termine. Se si fanno decisioni, si prendono decisioni sbagliate, si può trovare con un'infrastruttura inadeguata e dopodomani questa infrastruttura sarà, anzi è già oggi, l'infrastruttura strategica del paese, e vediamo come magari non aver pensato abbastanza bene certe cose qualche anno fa causa delle conseguenze ad esempio sulla connettività del paese, che è chiaramente uno dei grandi, dei sorgenti di grandi gap tra noi e il resto d'Europa. O pensiamo eccetera, eccetera, al sistema eccetera. Sanitario nazionale. Esattamente. Quindi qua secondo me è un tavolo un po' istituzionale a cui chi opera su questi temi, anche dal punto di vista infrastrutturale, noi, Hewlett-Packard, Cisco, i primi che mi vengono in mente, ma anche tanti altri, start-up o altre cose, possono mettere a fattor comune con, in questo caso penso l'agenda digitale o qualche altro organismo, vedremo cosa succederà, però le loro esperienze e dove vanno ad investire. Il tema della capacità di comprendere, diciamo, di sentire, di tastare il polso, adesso Ligresti parlava dell'importanza di dialogo tra pubblico e privato. In realtà anche tra pubblico e pubblico non è sempre allora, semplice. Voi parlate sì, con una rete enorme di enti. Premetto che io condivido la doglianza sul concetto di cultura del sospetto che oramai è presente. Io vengo dal mondo del privato e chiaramente non sarei naturalmente abituata a questo approccio, purtroppo però è un qualcosa che in questi anni si è consolidato ed è molto difficile da scalfire, anche perché comunque le regole attuali spingono a un controllo severo alla base di cui c'è questa cultura del sospetto. Detto ciò, Consip agisce quando fa le strategie in modo il più trasparente possibile su 2 ambiti fondamentali: l'ambito dell'analisi dell'offerta e
per l'analisi dell'offerta oramai è costante ciò che viene chiamato consultazione di mercato. Consip incontra per ciascun merceologia tutti gli operatori che sono ovviamente di quel settore merceologico e che vogliono interloquire con Consip, perché sicuramente l'approccio mio è quello di Consip, cioè è uno scambio biunivoco di informazioni che sono fondamentali per costruire un capitolato, una gara ben fatta. L'analisi dell'offerta sicuramente viene fatta, è più facile perché c'è collaborazione. Io penso che tutte le aziende sono dei partner di Consip, non sono certo antagonisti, poi concorrono in modo trasparente a una gara, però sono dei partner, è più facile. Paradossalmente l'analisi della domanda è più complesso, perché non otteniamo facilmente informazioni proprio dal mondo pubblico. Anche qua bisogna distinguere: se parliamo di pubblica amministrazione centrale, per noi Consip è più facile; se parliamo di territorio è molto più difficile. Io invidio situazioni quali in Ciel o i soggetti aggregatori regionali, che hanno invece hanno quasi sempre il perfetto piano dei fabbisogni del proprio territorio, conoscono il territorio perfettamente. Consip non ci riesce, non sempre riesce a ottenere le informazioni per un'analisi della domanda puntuale. Chiaramente questa cosa si amplifica se parliamo di gare 1AN, dove praticamente l'oggetto del bene e servizio è generalizzato. Non esiste invece quando c'è una progettualità molto forte, è perché il cliente è unico. Immaginiamo, adesso stiamo sviluppando il nuovo sistema informativo della pubblica istruzione e del Ministro della Salute. È chiaro che l'interlocuzione è perfetta, il progetto è mirato esattamente sul cliente, quindi il problema non c'è. Così come c'è molto meno quando parliamo delle future gare del piano triennale ST, perché sicuramente assieme ad Agid lavoreremo con i PSN, con poche decine di realtà e di enti con cui potremo avere uno scambio. È molto più complesso invece se parliamo di prodotti indifferenziati. In quel caso l'analisi della domanda ha delle difficoltà, e spesso questa cosa determina l'erosione anticipata della disponibilità del bene. E non sempre riusciamo ovviamente a prevedere questa cosa, e quindi da garantire la continuità del prodotto servizio. In qualche modo come facciamo a tamponare questo discorso? L'ha detto il collega un attimo fa, quello che viene chiamato piano dei fabbisogni, cioè quando non abbiamo ben capito la domanda in modo perfetto, lasciamo che la progettualità, chiamato da noi piano dei fabbisogni, il fornitore la riesce a realizzare presso il cliente specifico. Quindi la soluzione non perfetta, però è abbastanza adeguata, è quello di lasciare lo strato di progettualità al fornitore nel caso dell'ordine XY che sia. Chiaro, non l'abbiamo risolta qua, però l'abbiamo almeno... Possiamo avvicinarci di più, però. Esatto, l'abbiamo almeno capita un po' meglio. È il momento delle domande, se ce ne sono. Mi rendo conto, è un tema che sembra meno sexy, però poi quando lo metti a terra è abbastanza cruciale. No, anche perché spesso legati ai tempi ci sono magari finanziamenti, i PON, uno non riesce condiziona a chiudere, cioè, vite di aziende magari, da un lato, e poi dei servizi al cittadino dall'altro. Va bene, siete timidi sul tema delle gare? Va bene, dai, passiamo al prossimo panel. Io ringrazio quindi Filippo Ligresti. Grazie a voi, grazie a tutti, buona serata. MC. Grazie a voi. E Renato Di Donna di Consip, grazie.